Con un anno di ritardo rispetto alla prima occasione, Lorenzo Crocetti è approdato in questo mercato estivo alla Sangiovannese. Attaccante ex Siena, Siracusa e Gubbio, ha vinto il campionato in entrambe le due ultime stagioni precedenti. Adesso si presenta al pubblico azzurro come ideale vertice di un tridente che mister Ginestra sembra voler adottare ad inizio stagione. L'anno scorso c'era già la possibilità di venire qua, poi però c'era stato questo progetto a Siracusa che mi aveva intrigato, prima la Regina, poi Siracusa, insomma ho fatto questa esperienza al sud, poi sono venuto a Gubbio e quest'anno credo fortemente si possa far bene. È arrivato un allenatore con tanta fame, tanta voglia, uno staff qualificato e la squadra mi sembra comunque anche dei primi giorni di ritiro che abbia il giusto mix di giovani con la voglia di mettersi al passo dei meno giovani e i meno giovani comunque con la voglia dei ragazzini. Senti, hai vinto praticamente tre campionati in 2 anni, perché un po' a Siracusa, un po' a Gubbio, e hai conosciuto San Giovanni vedendolo da Siena. Insomma, hai visto un ambiente che per un paese di meno di 20.000 abitanti è particolarmente caldo. Sì, poi insomma io ho avuto anche Mister Beppe Sannino 2 anni con il quale ho vinto 2 campionati. Ho avuto l'esperienza di 2 anni dove mi sono fatto. L'anno scorso ho iniziato il ritiro a Scandicci, dove c'era anche Ciccio Baiano. Quindi comunque conosco Nocentini da 2 anni e mi aveva raccontato insomma di questa piazza e mi ha incuriosito. Comunque in Toscana penso sia una delle piazze dove in effetti magari non c'è un grandissimo bacino d'utenza, ma una grandissima fame di calcio. Questa penso che sia la cosa più importante per raggiungere i risultati, perché poi i giocatori sono gli stimoli che fanno la differenza. Quindi credo ci si possa divertire quest'anno. Quindi l'obiettivo qual è? Tuo e della squadra? L'obiettivo della squadra credo che sia, come sempre, quando si arriva in una squadra, soprattutto in questa categoria dove ci sono tanti giovani e molte volte c'è un ciclo nuovo, perché sono tutti giocatori che, con il fatto delle quote, delle regole, sono tutti giocatori che per la prima volta sono magari in questa squadra, quindi è fare gruppo il prima possibile. E poi penso che la cosa importante sia quella di divertirsi, perché molte volte, anzi spesso nel momento in cui ci si diverte in campo, poi è quando si raggiungono anche degli obiettivi importanti e si ottengono delle vittorie. Quindi proviamo a divertirci, proviamo a vincere il più possibile e poi a maggio vedremo.